Buonasera a tutti. Io ho seguito con molta attenzione parecchie competizioni elettorali. Non ho mai trovato in nessuna di queste l'arroganza che c'è stata questa sera e in questa competizione elettorale. Questa sera sono state dette parecchie chiacchiere, parecchie cose che non sanno completamente di niente. Noi quando abbiamo deciso di scendere in campo per formare una coalizione che si contrapponesse a quella che si dichiara alla continuità amministrativa, alla continuità dell'amministrazione Luciforo, l'abbiamo fatto semplicemente perché abbiamo avvertito da parte dei cittadini di questo comune una domanda chiara, una richiesta. La nostra coalizione è stata richiesta dai cittadini perché il disagio che c'è in questo comune da un ventennio a questa parte è enorme. Che nessuno venga qui a raccontarci storie, a portare carte, perché noi abbiamo una cittadinanza che è sofferente. Noi abbiamo artigiani, commercianti, noi abbiamo imprese che hanno le lacrime agli occhi, e questo significa che le cose vanno male, non che le cose vanno bene, perché se in un comune arrivano i finanziamenti che questi signori questa sera hanno detto e si sono vantati, quel comune è un comune che prospera e che la gente lavora e che le imprese lavorano. Le imprese a Francavilla hanno lavorato solo ed esclusivamente con il privato. Io vi voglio ricordare che negli anni 90, negli anni 80 per essere precisi, Francavilla ha avuto un momento di sviluppo, specialmente nel campo dell'edilizia. Il perché di questo sviluppo è stato fondamentalmente dato da un piano di lottizzazione che è stato realizzato in contrada a Barrilaro dalla ditta Bruno, dalla impresa di costruzione Fratelli Bruno, che hanno messo in movimento parecchi miliardi di lire per realizzare delle costruzioni, delle case, e in quell'intervento hanno lavorato solo ed esclusivamente imprese di Francavilla, artigiani di Francavilla. Noi queste cose li dobbiamo guardare con molta attenzione. Guardate che la programmazione del territorio è molto importante, perché dalla programmazione del territorio nasce sviluppo, lavoro e ricchezza. Io in questi comizi e in questa competizione elettorale non ho sentito parlare di piano regolatore generale, non ho sentito parlare di piano di sviluppo della nostra economia, perché tutti i discorsi che i loro signori hanno fatto passano attraverso lo strumento di programmazione e di pianificazione del territorio, altrimenti nulla si può fare. E noi sappiamo benissimo che a Francavilla il piano regolatore non è stato redatto e non è stato fatto adeguato e attinente a quello che è la nostra realtà, il nostro territorio, la nostra realtà economica e quella dei nostri operatori. Questo dobbiamo attenzionare. A Francavilla lo sviluppo passa attraverso lo strumento di programmazione, e noi siamo in fase di revisione dello strumento di programmazione, e quindi dobbiamo stare molto attenti. L'amministrazione che andrà al comune dovrà stare attenta a questo, perché il piano regolatore sì, deve essere fatto da tecnici esterni di fuori, però ci vuole la partecipazione di tutti, la partecipazione del Consiglio, la partecipazione di tutti i cittadini, perché se noi facciamo progetti faraonici, facciamo progetti di sviluppo faraonici, poi questi rimangono sulla carta, come sono rimasti sulla carta i piani particolareggiati del piano regolatore del 1990. È stato quel piano un piano regolatore molto all'avanguardia. Sono stati fatti all'incirca 5 piani particolareggiati: il piano per il commercio, il piano per lo sviluppo annonario, il piano per le stalle sociali e via di seguito. Questi interventi non sono stati realizzati perché non sono attinenti al nostro territorio e non riescono a essere sviluppati per la realtà economica che noi abbiamo a Francavilla. I nostri operatori non sono a quel livello. E questo è un punto molto importante. Quindi quando noi
sviluppiamo il nostro strumento urbanistico lo dobbiamo fare con molta attenzione. Hanno funzionato i piani di lottizzazione, come avevo detto, perché la tipologia edilizia locale la conosciamo noi. Noi sappiamo cosa vogliono i nostri cittadini. I nostri cittadini vogliono i lotti, vogliono comprare il terreno e poi la casa se la fanno loro. Non possono fare acquisti di centinaia e centinaia di mila euro. Comprano il terreno a un prezzo moderato e poi si fanno, diciamo, piano piano la casa, impiegando parecchio tempo e impiegando le risorse in maniera razionata. Questo noi dobbiamo fare, quindi dobbiamo porre molta attenzione. Io questa sera avevo preparato un discorso, chiaramente i nostri amici si sono presi tutto il tempo. Siamo arrivati alle 10:30, adesso c'è il candidato sindaco, ci sono altri candidati che devono parlare, che vogliono rispondere a tutto quello che è stato detto, per cui io ho ritenuto subito entrare nel cuore del discorso e tralasciare tutto quello che avevo detto. Vi volevo fare una piccola analisi di come questa coalizione è nata. Volevo dire, e lo dico, che questa coalizione è forte, questa coalizione è credibile, perché all'interno di questa lista ci sono molte potenzialità e noi, a discapito di loro, non dobbiamo dimostrare nulla. Noi dobbiamo semplicemente dire quali sono le nostre proposte e dobbiamo renderle a voi credibili. La credibilità delle nostre proposte passa attraverso la nostra storia professionale, attraverso il nostro impegno che abbiamo dato nel sociale, attraverso il nostro impegno che abbiamo dato anche in politica nel passato, attraverso la nostra esperienza. Tutto questo è il bagaglio che noi vi proponiamo e vi diciamo che dovete dare il vostro contributo a noi, perché noi abbiamo i requisiti per risollevare questo comune. Noi abbiamo fatto delle proposte e abbiamo esposto i nostri programmi in maniera semplice, in maniera seria. Noi abbiamo detto le cose che si possono fare, perché guardate, si passa dall'ordinario, si passa da quello che è la gestione di ogni giorno. Il nostro paese è sporco, il nostro paese non è curato, le nostre strade sono piene di buchi, i giochi per i bambini sono sporchi, sono lasciati in uno stato di abbandono. Noi dobbiamo guardare tutte queste cose, non possiamo parlare di grandi progetti se non guardiamo le cose quotidiane, se non guardiamo l'amministrazione giornaliera, se non guardiamo quello che si deve fare giorno per giorno per dare risposte ai nostri cittadini. Se noi guardiamo la macchina amministrativa, non funziona, gli uffici al comune non sono in grado di dare risposte, non sono organizzati, non c'è una buona organizzazione della macchina amministrativa. Guardate, qua si dicono tante belle cose, ma noi abbiamo avuto parecchi problemi per quanto riguarda la luce. A Francavilla spesso manca la luce e crea danni e crea problemi ai nostri operatori economici. A Francavilla manca l'acqua, manca spesso, e gli interventi sono fatti senza una programmazione. Gli interventi vengono fatti quando c'è il guasto, e così noi praticamente sperperiamo i nostri soldi, perché se non c'è un programma chiaro sulla rete elettrica, sulla rete idrica, in modo tale che noi, man mano che facciamo gli interventi, miglioriamo questa benedetta rete elettrica, miglioriamo questa benedetta rete idrica, noi buttiamo i nostri soldi, facciamo la riparazione, la facciamo insomma urgenza, andiamo a favorire qualche amico che ci passa, diciamo, per le mani, e tutto finisce lì. Quindi io il mio breve intervento lo chiudo qui, perché non voglio rubare ancora spazio e tempo ai miei amici di lista. Vi dico semplicemente di fare molta attenzione quando andate a votare. Pensate a tutte queste cose, riflettete e poi date il vostro voto in maniera serena e seria. Grazie.